siamo qui a testimoniare, diciamo, questo progetto, perché appunto abbiamo creduto, abbiamo già acquisito negli ultimi anni quanto sia importante effettivamente questa integrazione di cui si è tanto parlato tra i canali offline e tra i canali online, così come i principali retailer stanno facendo. Vediamo perché però. Fashionable World? Fashionable World è nato 5 anni fa perché Venistar ha voluto portare a conoscenza delle aziende del fashion la propria capacità di implementare soluzioni che per il mondo del fashion stanno diventando sempre più indispensabili. Il visual merchandising oggi vede prodotti tridimensionali all'interno del suo software. Software visual merchandising che dà feedback sui dati, che cliente è entrato, cosa ha comprato, dove era posizionato il prodotto, ma poi vediamo come si può integrare anche questo prodotto con la realtà del negozio virtuale. Questa è Customer Experience. Da quel momento abbiamo ritenuto che Fashionable World potesse diventare un punto di riferimento non soltanto per le aziende del fashion che hanno voglia di implementare nuove strategie comunicative, nuove strategie di marketing, nuove soluzioni, ma un punto di riferimento per tutti coloro, anche operatori del settore, che vogliono fare di Fashionable World un momento di incontro, di approfondimento, di networking, attraverso il quale condividere esperienze che viceversa difficilmente potrebbero essere portate a conoscenza di aziende, di persone, di tutti coloro che ruotano in questo mondo, indipendentemente da momenti come questo. Perché ci sono due dimensioni chiave del digital e della customer experience. Una è quella più nota, quella più chiara, quella più evidente, anche se poi tutta altra cosa è farla, che è la capacità di ingaggiare il cliente e di riuscire ad essere efficaci. Ma c'è una parte sottostante, che è l'eccellenza nella capacità di operare questo mondo della digital customer experience, che è la customer experience in genere, che prevede quindi la capacità di riuscire a farle queste cose, oltre a riuscire a pensarle, che non è proprio esattamente la stessa faccenda. And during the short presentation, we're going to look at how a single view of that customer and critically how a single view of stock is absolutely critical and key in terms of driving higher sales in stores and boosting store performance. So, okay, we know that it used to be all about the store. We built stores and they were fantastic places and people came and we filled them with fantastic product. And that's what retailing was all about, whereas today it's absolutely all about the customer. And to be successful, retailers need to see those stores through the eyes of their customer. Who are they and what do they want? But not collectively as a group, but as individuals, as individual people with individual needs. Oggi è stato ampiamente affrontato il tema della Digital Customer Experience in tutte le sue declinazioni. Ma quali sono gli elementi che possono determinare un'esperienza positiva e di successo nel consumatore finale? Tim Burton ha portato, ad esempio, uno studio realizzato in alcuni paesi europei, tra cui l'Italia e gli Stati Uniti, nel quale è stato rilevato come l'esperienza digitale sia ormai quasi più positiva rispetto all'esperienza di acquisto fatta direttamente in negozio. Di fatto, il consumatore, il cliente, che deve essere al centro dell'attenzione di tutti i brand, trova nell'esperienza digitale un momento nel quale, in modo tranquillo, privato, riesce a individuare all'interno del web, in tutta la sua più ampia accezione, prodotti che lo possono interessare. L'importante è che poi ci sia una possibilità di tipo materiale, ovvero che quando il cliente va in negozio possa ritrovare all'interno del negozio sia i prodotti, sia il mood che l'esperienza digitale gli ha portato. Chi sta targetizzando? Perché se io parlo di canali conosciuti, come per esempio la mail, io ho alcune informazioni sul cliente, quantomeno so che è un cliente che ha comprato da me una volta. Noi abbiamo una statistica che dice che circa l'11% dei marketing manager sono confidenti di chi stanno targetizzando dall'altra parte. Di fatto il mondo degli anonimi è una scommessa a tutti gli effetti. Io lavoro sugli anonimi, mi affido che la persona su cui sto pagando magari un euro per il click, per la pubblicità, sia un cliente rilevante per me. Abbiamo iniziato un percorso circa 6 mesi fa di definizione di una strategia digitale. Il primo attore che è stato chiamato in causa per partire con un progetto di strategia digitale è stato l'HR department.
Quali sono le prospettive future per il settore fashion in questo ambito? Se le avessi risposto 4-5 anni fa avrei detto ma probabilmente il digitale non avrà molto impatto nel mondo del fashion, perché toccare un prodotto, calzare una scarpa rimane comunque un'esperienza fondamentale, è un'esperienza fondamentale anche oggi, però la capacità che attraverso la digital experience riusciamo a trasmettere ai clienti diventa fondamentale perché il mondo del fashion possa elaborare delle esperienze d'acquisto che rendano soddisfatto il cliente nel momento in cui si reca al negozio e questo prodotto, poi il prodotto che ha visto nel web, diventa di sua proprietà, nel senso che lo tocca, lo sente, mette in pratica quello che oggi dovrebbe essere l'esperienza multicanale che tutte le aziende del fashion dovrebbero riuscire a realizzare per portare il cliente a rimanere fedele, perché di fatto la fedeltà del cliente diventa l'asset fondamentale delle aziende del fashion. Per cui le aziende del fashion che riusciranno a rendere l'esperienza d'acquisto trasversale rispetto alle modalità di acquisto, per cui rispetto all'e-commerce, rispetto al negozio fisico, rispetto a tutto ciò che nel mondo succede, rispetto all'utilizzo dei social network e all'esperienza che la comunità riesce a trasmettere in riferimento a un certo brand o un certo prodotto, diventerà fondamentale perché le aziende possono continuare ad avere successo, oppure decreterà il loro successo se non saranno capaci di adeguarsi a questo tipo di modalità di relazione con il cliente.